vacanze possono contribuire a migliorare l'ambiente. Ad esempio, chi nell'estate 2019 soggiorna in un albergo Best Western Italia contribuisce insieme agli albergatori stessi all'iniziativa Stay Plasticless, il progetto di LifeGate che mira a ridurre l'inquinamento da plastica declinato nell'ambito del turismo. Questo avviene grazie alla collaborazione con il gruppo alberghiero che sostiene la messa in acqua del primo SeaBean di LifeGate a Palermo, presso il porticciolo della Cala. Best Western Italia già da anni è attiva sul fronte della sostenibilità e della tutela ambientale. Lo è con un progetto che ormai compie 10 anni e che si chiama Stay for the Planet e da quest'anno introduce un nuovo filone che riguarda la riduzione dell'impiego di plastica. L'accensione di questo SeaBean oggi, così come l'accensione dei 4 SeaBean che avremo disponibili entro fine ottobre, è un altro segnale, un altro passo concreto, non solo per ridurre l'impiego della plastica negli hotel, ma anche per iniziare a contribuire a ridurre i danni che ormai già sono in atto. Il nostro impegno per la sostenibilità, in particolare il progetto Stay Plasticless, è possibile grazie ai nostri alberghi, al loro impegno e alla scelta che i nostri ospiti ci accordano. Da 16 anni che svolgiamo il servizio di pulizia specchi acque con il battello ecologico, assieme a LifeGate, installando dei SeaBean alla Cala, andiamo a completare il nostro servizio rendendo sempre il mare pulito per tutti. Noi gestiamo l'economia portuale che si sviluppa nei 4 scali di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani. All'interno di queste attività è altrettanto necessario guardare all'ambiente, quindi guardare lo specchio acqua e quello che sta accadendo, non solo in Sicilia, ma nel mondo, perché ormai è notorio come l'inquinamento da plastica nei nostri mari sia ormai un fenomeno veramente dilagante, un fenomeno che assolutamente va sconfitto. Questa è una piccola iniziativa, ma comunque vuol dare un segnale importante in una direzione di costruzione di qualcosa che riesca a debellare questo male che per noi è comunque un male assoluto. Palermo è tutto porto, Panorum significa questo, quindi il mare è parte integrante e territorio di Palermo a tutti gli effetti. Lo è a maggior ragione per ora che in continuazione arrivano persone da tutto il mondo, non solo turisti ma anche con i barconi qui a Palermo, e noi siamo qui per accoglierli e per farli diventare tutti quanti a tutti gli effetti dei cittadini di Palermo. Essendo il mare a questo punto parte integrante di Palermo, è chiaro che è nostro dovere salvaguardarlo. Un'iniziativa come questa va proprio in questa direzione ed è coerente con quello che è anche il disegno che stiamo avendo e stiamo facendo per sviluppare tutta una serie di attività che sono coerenti con l'economia circolare e con lo sviluppo e il trattamento dei rifiuti e farli diventare risorsa. Simona, l'obiettivo di LifeGate Plasticless, ormai lo sappiamo, è quello di ripulire gli specchi acquei, ma non solo, vero? Certo, diciamo che Plasticless di LifeGate è un progetto che è nato l'8 giugno del 2018, proprio nella Giornata Mondiale degli Oceani, per raggiungere questo obiettivo, ma soprattutto una cosa molto importante è quello di creare consapevolezza nelle persone e anche nelle imprese e anche diciamo promuovere un modello di sviluppo, di produzione e di consumo diverso e più rispettoso dell'ambiente verso questo problema della plastica così importante oggi. Grazie mille. Grazie a te. Vi abbiamo raccontato l'inaugurazione del primo SeaBean di LifeGate a Palermo. Così il porticciolo della Cala si aggiunge a decine di porti in Italia e in Europa che stanno unendo le forze, grazie a LifeGate Plasticless, per lottare contro l'inquinamento da plastica.